Io a questo punto, lo vedete, non sono più ormai un giovanottino e devo rincasare, anche perché sono un tipino tra una cosa e l'altra, che se io vado a letto alle 11:30, mettiamo, quando va bene, ma addormento alle 6:15. Ci metto il mio tempo, quindi è bene che mi affretti. Lo so, non lo so come fare, io sono lento a dormire. Io da sempre, guardate, no, poi si va via, voglio dire questo e basta. Da sempre invidio con tutta l'anima quelli che ti fanno via, buonanotte! E schiantano come delle bestie. Mi chiedo, ma come cazzo fanno? Ma sei un animale, cosa sei? Lo so, lo fanno, lo fate infanti, lo so. Beati voi, beati, vi invidio, l'ho detto. A volte addirittura fanno via, buonanotte! E si chiantano, la mattina si svegliano, te! Che ho dormito! Come fai? Come fai? Prima di addormentarsi uno dovrà pure avere il tempo, come dire, di smaltire tutte le emozioni, belle o brutte che siano, della giornata. Prima di addormentarsi uno dovrà pure avere il tempo di digerire tutte le bischerate che ha detto nella giornata, e capirete che nel caso mio, altro che una notte, ci vorrebbero settimane a smaltirle tutte. Lovers no more, just friends, but not like before. To think of what we've been and not to kiss again seems like pretending. It isn't the ending. Two friends drifting apart, two friends, but no broken heart. We loved, we laughed, we cried, and suddenly we die. The story ends, and we're just friends. Paolo Hendel, a teatro solo. Ecco, ma i comici sono sempre più soli. Ma i comici sono come tutti, come chiunque altro, come gli idraulici, gli avvocati o gli elettricisti. A volte soli, a volte male accompagnati, a volte ben accompagnati. Quello che ci conforta in questo momento particolare per la nostra bella Italia è una riflessione tutt'altro che allegra, e cioè, come si sa, peggio vanno le cose e più idee ci sono per noi comici, ecco. E devo dire che le idee non mancano di certo in questo mirabolante regno di Berlusconia. Quindi, insomma, se le cose non andassero così, forse il comico farebbe qualche altra cosa, insomma, o comunque parleremmo d'altro. Ci dicono a volte, ma insomma, voi parlate sempre del governo, il presidente del Consiglio, cioè, no, ce l'abbiamo. A parte che sarebbe uno spreco intollerabile non parlare di quest'uomo, perché via, questo ragazzo ci dà tante di quelle idee. Tutta la compagine di governo, insomma, la classe politica italiana, in buona parte di idee, è sempre generosa nei confronti nostri. Quindi noi ne approfittiamo, ci giochiamo sopra. Se avessimo un governo che lavora in modo serio, onesto, con politici di rango, per così dire, e forse allora sì, cambieremmo argomento e parleremmo di qualche altra cosa. Ma così come si fa? Ora, veniamo al capino d'abbigliamento culto, ormai oggetto di culto di Silvio. Di quello vorrei parlare a questo punto. La giacca a doppio petto. Guardate, ragazzi, qui la giacca a doppio petto, io non ne ho viste altre simili nel mondo intero. Nessuno ha una giacca. Forse Mario Merola ce l'ha una, guarda. Forse. Però la usa come vestaglia perché fuori si vergogna a portarla. Me l'ha detto a me, siamo amici io e Mario. Bene.
Oh, Silvio... No, no, pensandoci bene, non è vero. Ce n'è un altro, Pippo Baudo. Vero? Baudo fa largo uso, anche lui, di giacche doppio petto. Largo uso ben oltre la modica quantità. Ora non voglio entrare nelle questioni di modiche quantità, perché non me ne intendo. Qui ci vuole l'onorevole Gianfranco Fini, francamente, a parlare di modiche e non modiche quantità. Fini Gianfranco, il vice premier, ha fatto, ragazzi, non scherziamo, una scoperta sensazionale. Ha detto basta con la distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere. Ha preso una bilancia, da una parte ci ha messo un chilo di eroina, dall'altra un chilo di hashish. Cazzo, pesano uguali, vaffanculo. Cosa vuoi distinguere? Ho ragione o no? Sì, bravo. È un ragionamento fila. Ecco, ma non si rischia di parlare da soli, dato che venite censurati spesso e anche volentieri? Io ho questa grande fortuna che ho cominciato montando su un palcoscenico senza neanche sapere come e perché, e cominciando a raccontare un po' di malumori. Il primo gradino è sempre il monologo in teatro. E questo lo faccio ora come lo facevo anni fa, e anzi, devo dire che più passa il tempo più mi ci diverto a farlo, giocando col pubblico. Spesso si scherza, si ride proprio delle cose meno allegre, delle cose anzi che ci fanno paura, che ci fanno incazzare, che non ci piacciono. Ed è, come si sa, anche questo un modo per togliersi dei pesi dallo stomaco. E questo seguito a farlo in teatro. Ce lo fanno fare poco o niente in televisione in questo momento, è vero. Vabbè, pazienza. Ne senti la mancanza? Sai, il comico deve sempre spingersi oltre, no? Aprendo nuove sfide. E quindi ti va bene una cosa, dici ma proviamone un'altra, te ne va male un'altra, a maggior ragione proviamone una terza. E la televisione è sempre una scommessa interessante, capirci qualcosa, capire quello che non si deve, che si può e che si deve fare. Quindi è una cosa che, se c'è, è un elemento in più. Ecco. Silvio, tu sei presidente del Consiglio. Perché deve sembrare un portiere? Ogni volta che Silvio va all'aeroporto di Fiumicino, va bene, ad accogliere i leader stranieri, come i leader scendono dall'aereo, lo vedono, gli mettono le valigie in mano, gli danno la mancia e vanno a cercare Berlusconi altrove. Mister Berlusconi? Hai capito? Appena poi si accorgono che in realtà Berlusconi era lui, tornano subito a riprendersi le valigie e di corsa anche, che scherzi! No, 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 no! No, no, no! Sappiamo di certe abitudini. Che? Ecco, ma Berlusconi e Berlusconia? Berlusconia è un regno straordinario in cui noi ci troviamo a vivere. Così, è quello che è l'Italia adesso. Qual è la domanda che mi volevi fare? Come lavorare per Berlusconi? Dunque, io non credo di aver mai lavorato per Berlusconi direttamente, purtroppo, perché mi piacerebbe molto. E sarebbe anche questa una bella scommessa. Ho lavorato in televisione, per esempio, con gli amici di Mai Dire Gol. Devo dire, con la Jalapas Band ho avuto una delle quelle rare occasioni, di quelle rare situazioni in cui ti senti a tuo agio, ti trovi in sintonia. Quindi con loro, non a caso, con loro è nato questo criminale di Carcarlo Pravettoni, no? Questo personaggio che io non pensavo mai di potermi mettere lì con una parrucca a fare un industriale. Ecco, quella scommessa in qualche modo è andata, grazie anche proprio alle idee, al gruppo straordinario di autori che c'è dentro a Mai Dire Gol e al gioco collettivo che ne è derivato. Quindi in quel caso io ero a Italia 1, ma non me ne sono neanche accorta, di la verità. E questo è stato un bel colpo di fortuna. Ma recriminano mai questa tua scappatella? No, per carità, insomma, io non credo che si sia, almeno questo è il mio punto di vista, insomma, a questo punto delle barricate, per cui devi scegliere se andare a fine... Tra l'altro, dovunque vai, è tutto suo, qualsiasi cosa... No. Dal cinema alla televisione alla piscina comunale, tra un po', dipende dai comuni. Non penso si debba avere questa rigidità. Penso che l'importante sia di dire quello che uno vuol dire. E finché te lo fanno dire, tu vai a dire quello che vuoi dire tu, non quello che ti fanno dire gli altri. Né mai rinunciare a quello che tu vuoi essere o dire perché qualcuno te lo impedisce.
se te lo impediscono, come succede spesso, non vai nemmeno, ecco. Però se vai e puoi dire quello che vuoi, non vedo cosa si possa rimproverare, insomma, a chi può far questo. Quando succede, è un lusso che non sempre ti puoi permettere. Madonna, che palle questa intervista. Ma quanto dura questa intervista? Che poi mi chiedono le cose, ma io non c'ho nulla da dire. Ma... spiegatelo te. Mi seguita a domandare, ma è anche una maleducazione, poi... Ma hai perso anche il conto delle domande qui. La prossima domanda. Io mi ricordo pochi anni fa quando dissero il Mullah Omar. Vi ricordate? E come no, fu un momento clamoroso. Il Mullah Omar è scappato dall'Afghanistan in motorino. Cioè, hanno mezzi di ricerca interstellare, non lo so, intergalattici. Il Mullah Omar in motorino, tiè, e via. C'hanno, in America c'hanno una foto del satellite del Mullah, tiè, così. Io allora mi sono immaginato, mi immaginai allora il Mullah Omar a bordo di una Vespina 50 usata, con la marmitta stappata, lì sparato in Afghanistan che andava per cazzi suoi, con i capelli al vento tipo Megan Gale, anche lui. Sono il Mullah. And you? E via! Per la sua strada! Il Mullah! Poi no, poi ci fu la rettifica, ricordate? Sì, dopo poco dissero, non è vero, il Mullah Omar, sbagliato! Abbiamo sbagliato, il Mullah Omar, dissero, è sempre in Afghanistan. Sì, sì, ma non riescono a prenderlo, testuali parole del TG d'allora, le ricordo bene, non riescono a prendere il Mullah perché si muove continuamente. Guarda ragazzi che è una tattica militare geniale questa qua. Come no? Funziona! Il twist del Mullah funziona. Alla grande, posto di blocco, vai Mullah! Sera. È chiaro che il giovane militare americano di buon cuore lì al posto di blocco vede arrivare quest'uomo barbuto. Guarda, pover'uomo. Si commuove, pover'uomo, guarda la guerra, brutta bestia, guarda. E lo fa passare, venga. Vada, buon uomo, grazie. Capito? E Mullah se ne approfitta, via. Giovanotto, ero in Mullah. Ma tu ti ritieni tra i salvi, tra quelli che ancora possono dirlo, oppure? No, io mi ritengo, ma io la televisione non la sto facendo, insomma. Poi magari potessi che domattina mi chiamino a condurre il TG5 o il TG4. Difficile, mi sembra difficile, però lì vede il Signore, sono infinite. Io, ripeto, ho il mio monologo in teatro e finora hanno provato anche in teatro, non con me, con colleghi più illustri, a porre censure, ma finora per fortuna lì non ci sono riusciti, ma in televisione io come tanti altri non abbiamo certo le porte spalancate in questo momento. Ma perché? Perché insomma, se fai un monologo di satira politica e ti leghi a quello che accade oggi in Italia intorno, insomma, non puoi non parlare di Silvio e di tutta la sua allegra banda di delinquentoni, è impossibile farne a meno. E allora non mi posso meravigliare che non mi chiamino in televisione, francamente. L'operazione Libertà Duratura, tutti sappiamo che all'inizio l'avevano chiamata operazione, ricordate, no? Giustizia Infinita. Poi hanno cambiato. Perché hanno cambiato? Te lo dice subito qui lo zio Paolo. A suo tempo, Bush telefona a Berlusconi. Pronto Silvio, son W. Cazzo, eh? Ah, sì, W, dimmi. Traduci. Sono Silvio, d'ascolto, dimmi. Sì, Silvio. Qui in America siamo tutti pronti. Si parte con l'operazione Giustizia Infinita. Ti immagini Berlusconi? No! Pietà! Che ti ho fatto di male? Giancarlo Pravettoni è parente stretto di Tanzi? Giancarlo Pravettoni è il maestro, se vogliamo, di Tanzi e di tutto il gruppo degli allegri ragazzoni dei falsi in bilancio
E più. Bravettone è nato come un gioco di opposti. Quello che io non sono e spero non sarò mai, compreso purtroppo la mancanza di capelli, Bravettone lo è. Ha una gran bella chioma di capelli. Bravettone è l'industriale cinico e baro e quindi è un po' il maestro. Quanto c'è di serio in quello che fa Paolo Hendel? Ma serie sono forse a volte, spesso, anzi le cose di cui si parla. Tanto serie, vede che mi manca, mi si strozza la voce in gola. Serie perché appunto è una realtà spesso anche drammatica, spesso argomenti negativi, spesso argomenti pesanti, il bisogno di alleggerire tutto questo mi porta così spontaneamente a salire su un palcoscenico e a ridere insieme al pubblico di tutto questo. Se mi riesce, ho risparmiato i soldi dello psicanalista, insomma, ecco, questo è il gioco. Una seduta psicanalitica, con la differenza che invece di pagare io lo psicanalista è il pubblico che paga il biglietto. Insomma, chiamalo scemo questo Hendel. Francamente non è una cattiva idea. È un caso che Paolo Hendel sia nato in Toscana? Ah, questo non penso proprio di sì, francamente. Non... Sì, tutti i discorsi sulla scuola toscana. Mi sembra che i toscani, addirittura più di altri, siano molto, molto individualisti. Ognuno sta per conto proprio. Magari ci fosse una scuola, una voglia di lavorare insieme, ma non la vedo tanto, la vedo più magari in altre parti d'Italia. Ai, ai, ai. Che avete fatto? Non so, è dura perché poi vedo, sembra una seduta veramente di psicanalisi questa. I nomi per i personaggi pubblici hanno la loro importanza, e non solo in politica. Penso anche al calcio, ragazzi. Io abito vicino a Firenze, questa disgraziata squadra della Fiorentina, che ne ha passate di tutti i colori, ha avuto anche una spintarella nel culo ultimamente. Ma insomma, un anno fa la Florenzia stava ricominciando a camminare, cominciando ad andare, a riprendere. Avevamo all'attacco un giocatore che adesso è alla Viterbese. Ma come si chiamava? I nomi contano. Si chiamava e si chiama questo ragazzo Evacuo. No, non scherzo. Si chiama Evacuo. Capirete che non è facile avere in squadra Evacuo. Dice, ma voi che modulo offensivo adottate? Noi? Evacuo. Porca troia. Complimenti, efficace, senz'altro. Evacuo. Poi, siccome le disgrazie non vengono mai da sole, attenzione, non è uno scherzo, è verità pura. Come si chiama di nome Evacuo? Ve lo dico io. Si chiama Felice! Ma porca miseria, con tutti i nomi che c'è al mondo! Filippo, Alberto, non lo so, Francesco, Claudio... No, Felice, Evacuo Felice! Come cazzo fa? Piacere, Evacuo Felice! Ma che devo dire, giovanotto? Piacere, beato lei, piacere. Mio marito invece, non evacua, ora non ha smesso, ma prima evacuava anche troppo, Felice. Quando è che Paolo Hendel ha iniziato a far ridere? Beh, devo ancora far ridere, devo ancora imparare tantissime cose e ogni volta che salgo sul palcoscenico, ahimè o quasi, mi risento dopo lo spettacolo e cerco di capire che non sono mai contento, non sono mai soddisfatto. Questo fa parte anche del carattere, no? Ho cominciato comunque senza accorgermene e poi ci ho provato gusto e mi è capitato di trovarmi davanti a un pubblico ben prima di sapere che cazzo dire a questo pubblico, ma spinto più dalla voglia di giocare insieme che poi da una reale capacità di mettere insieme un discorso, un pezzo preparato, lontanamente immaginato. Dopodiché, capendo quello che non devo fare, ho cercato e cerco tuttora di capire giorno dopo giorno che cosa invece si deve fare. Insomma, è sempre, anche questa è una cosa bella in fondo, perché è una cosa che non finisce mai, non ha mai la sensazione di dire, beh, a questo punto che faccio? A questo punto c'è tantissimo da fare e da capire. Qual è la battuta che avresti voluto fare o che magari non sei riuscito a fare o non sei riuscito a dire? Sono tantissime le battute che sento intorno a me che mi sarebbe piaciuto fare, che mi sarebbe piaciuto, a cui mi sarebbe piaciuto pensare,
insomma, ti viene in mente sempre quando hai sentito una cosa che ti piace? Oh, porca miseria, quella guarda, mi sarebbe piaciuto, però mi sarebbe piaciuto immaginarmela a me. Non è un caso che ci pensi dopo, quando l'hai sentita, si vede che non era destino che ti venisse in testa a te. Questo succede spesso. Quando insieme al pubblico nasce un grado di sintonia, no? Per cui insomma, alla fine scaturisce la risata come reazione comune di fronte al caso della vita presentato, quella è la cosa più bella che ti possa capitare di fronte a persone che non conosci in un teatro in mezzo a un palcoscenico. Ecco. E quella magia, se si ripete, quando si ripete, è la parte centrale del gioco. Quando sei su un palcoscenico e ha un pubblico davanti, è come avere tantissimi amici con cui stai giocando. A me piace la comicità, quando la vedo, quando vado a vedere gli spettacoli, che un po' scaturisce da questo aspetto, no, di necessità. Una comicità che è un po' un bisogno fisiologico, come uno corre per fare pipì, ecco. Mi scappa di ridere di tante cose. Perché? Perché per non mettersi a piangere, ecco. Io, è questa la comicità che sento quando vado a vedere dei colleghi, eccetera, e che mi piace. Fammi quest'altra domanda, ma cerchiamo di vedere se si conclude questa. No, dicevo, c'è uno e mi ronza intorno, più piccino rispetto a voi altri laggiù, sul cavalletto. E quello era quello di là. Si stava dicendo, qual sarà meglio il profilo mio, questo qui? Dietro, Grazie. Grazie, ben gentile. Paolo Hendel al governo, che cambierebbe? Ma sai, è un'ipotesi talmente improponibile che non mi pongo il problema. È un problema grosso proporre. Proporre, per fortuna non mi compete. Ecco. Le soluzioni ai problemi, io non mi sogno mai di dare soluzioni, perché non ne sono capace. Faccio i monologhi, faccio gli spettacoli non per dare soluzioni, per cercare conforto casomai. E ringrazio con grande affetto il pubblico che trovo tutte le sere, perché questo conforto in qualche modo me lo dà. Insomma, è un modo per respirare un po'. Questo effetto mi fa lo spettacolo, l'incontro col pubblico. Quando le cose vanno bene, quando mi pigliano a pomodorata in testa, mi dà meno piacere, francamente parlando. Quindi le soluzioni ai problemi spettano ad altri. Per fortuna, perché sarebbe un casino. Dicevo, le cose sembra che non vadano proprio bene bene oggi in Italia. Ma non bisogna per questo essere pessimisti. No? In futuro, infatti, esatto, potrebbero andare peggio. Diario del Capitano. Italia, anno stellare 2034. Comunicato ANSA. In Vaticano, con una inusuale fumata azzurra su sfondo rosso-nero, Silvio Berlusconi è stato eletto Papa. Poi che ginocchiato. Papa Silvio I di Arcore! E ha solennemente dichiarato: il Vaticano è in mano ai comunisti. Porco boi, anche quello. Basta con le toghe rosse. Dei giudici? No, dei cardinali stavolta. Non è mai contento quest'uomo. Nella cappella della villa di Arcore, Papa Silvio conclude la sua prima messa privata a pagamento. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E in particolare ringraziamo per le sacre oste la pasticceria Il Bignet di Milano 2. In confessionale non si dà più l'assoluzione. No, si dà o il condono o la prescrizione. Penitenze e tariffe. Atti impuri in compagnia. 1 euro.
atti impuri da solo, non perseguibile per mancanza di testimoni, falso in bilancio e corruzione di magistrato, una bella stretta di mano e un oste in omaggio con i complimenti della casa. E come definisci la tua comicità? Non la definisco perché non ci capisco nulla. Cerco negli anni di capire e tante volte mi capita di capire un meccanismo. Io, insomma, ho cominciato con un leggio tanti anni fa, 15, boh, e 20, 30, 40, 50 anni fa, un leggio davanti a me e un microfono fisso, e ero lì immobile e parlavo. Mi ci sono voluti anni per capire che potevo abbandonare il leggio, che potevo avere un microfono, un radiomicrofono, che potevo camminare. Per altri anni ho girato con una sedia e durante lo spettacolo mi sedevo spesso. Altri anni sono corsi per capire che la sedia la potevo mettere in fondo e dimenticarmela. E ora è il primo anno che giro. Mi direte, ma ce ne metti a capire le cose? Ci metto a capire quello che mi ci vuole, ma alla fine, dai e dai, ci arrivo. Ho abbandonato la sedia e comincio a muovermi, e mi diverto di più, gioco di più in questo spazio enorme che mi sono trovato intorno a me, piano piano, e che mi sono conquistato. E in questo ogni volta cerco di capire come meglio muovermi, quindi i meccanismi che uso sono per me un mistero. Spesso mi trovo davanti al mistero di una battuta che mi pare sia sicura e che poi non lavoro con un mio caro amico da sempre che si chiama Piero Metelli. Ogni volta che ci mettiamo insieme ci guardiamo in faccia e cerchiamo di capire le cose intorno a cui giocare e scherzare, ecco. Io come lui ci si stupisce insieme spesso perché alcune cose che ci sembrano funzionare poi si vede che non funzionano e viceversa, alcune battute che si erano pensate così da scartare, invece è anche importantissimo il fatto delle sfumature. E anche questa è una cosa che, quindi tutto questo è troppo complicato, io non riesco a spiegarmelo, lo vedo istintivamente, mi rendo conto che dire una parola con un movimento in più o in meno, con una voce o con una vocina o con una vocetta, cambia completamente tutto, è una cosa che vedo giorno dopo giorno, non so parlarne, è un casino, però è anche divertente. Tu ogni tanto ti volti verso la tua sinistra, con chi parli? Mi volto verso sinistra, verso destra, in realtà non c'è nessuno. Questa è l'immagine dell'uomo moderno che cerca di aggrapparsi a qualcosa che non esiste. Capito? Mi dà questo gioco la possibilità di prendermi in controtempo, di superare un momento, non so, in cui lo spettacolo rallenta, voglio cambiare marcia, allora è anche quello un gioco nel gioco. Chi ti aspetteresti di trovare? Un altro me stesso che mi dice taglia, questa non ha funzionato, fanno un'altra, ricomincia da capo, vai a casa che stasera è meglio, ecco. Una cosa così. Ridiario del Ricapitano. Anno stellare 2035. L'Europa è diventato un unico grande Stato, un'unica Repubblica presidenziale democraticamente eletta dai telespettatori che hanno votato direttamente da casa con il telecomando. Padrone unico, nonché presidente con poteri speciali della nuova grande Europa, il faraone Berluschete I. Imperatore, Papa, Ayatollah e Dalai Lama ad interim, per ora. Moneta unica della nuova grande Europa, coniata in onore di un grande statista italiano del passato, Cesare Previti, ingiustamente perseguitato dalla magistratura stalinista dell'epoca, il Previteuro. Si tratta di una graziosa monetina in lega di rame e stronzio
ma più che altro stronzio, a dir la verità, con davanti la faccia di Previti e dietro, come si sa, il culo. L'unico problema, come è noto, è che non si capisce quale sia la parte davanti e quella di dietro. È un'ingiustizia, però. Paolo Hendel, domani. Domani sono a casa, perché finisco stasera e poi si sta un po' fermi. Se il domani poi va molto oltre, e non lo so, non lo so, ogni volta mi chiedo, ecco, ogni volta che io faccio un monologo mi dico: questo è l'ultimo. E così penso anche adesso, perché mi sembra impossibile riuscire a mettere insieme un'altra roba ad un'ora e venti, un'ora e mezzo, quando già sono, non so, a una decina di monologhi forse, forse qualcosa di meno, ma non tanto meno. E poi succede qualcosa in questa nostra bella Italia che è generosa di spunti e di idee, per cui alla fine uno dice: ah, beh, quello potrebbe essere, e ti ritrovi altro materiale. Prima o poi finirà questa, insomma, sono un uomo, comincio a essere un uomo di una certa età. Finché non finisce vado avanti. Gestisco meglio il materiale, però ne ho sempre meno, perché le idee piano piano ti insomma, quelle che vanno via, quelle che prendono il volo, non è che poi vengono ricreate così facilmente. Dopo una certa età il cervello rallenta. Ecco, quindi mi troverò a 80-85 anni con una capacità perfetta di gestire qualcosa che non avrò più da gestire. Però la capacità ci sarà. Basta attendere. Beh, Dario Fo e Franca Rame stanno lì a dimostrare che anche anziani... Beh, a parte che sono due ragazzi, Dario Fo e Franca Rame. Franca Rame e Dario Fo sono due ragazzi e hanno una magia dentro e una... Insomma, non si può paragonare nulla a loro. E hanno questo meraviglioso gioco continuo anche fra di loro, che è inesauribile. Però si sta parlando di Hendel qui, mica di Dario Franca Rame, quindi stiamo calmini, Riri diario del Riri capitano, anno stellare 2036, se non sbaglio. Silvio Berlusconi, ormai quasi centenario, per garantire un futuro radioso a tutta l'umanità, decide di farsi clonare. Ordina pertanto che vengano riprodotti ben 60 milioni di berlusconini clonati. Ma per garantire la democrazia e il pluralismo, fa clonare 20 milioni di berlusconini, un Rutelli. 20 milioni di berlusconini, un Fassino. 20 milioni di berlusconini, mezzo Romano Prodi. Sì, mezzo, per non rischiare. E viva la democrazia! Il teatro è la prima cosa? Sì, vedi, no, io riesco a fare questo, a garantirmi un lavoro artigianale, direi addirittura domestico, col teatro, perché mi metto lì, come ho detto prima, con questo amico, con altri amici, ci si consiglia, parla, ecco, tutto nasce, tutto viene, riesco a controllare tutto quanto, e poi se faccio una cagatina, la colpa è mia, non me ne accorgo, di solito mi capita spesso di fare cose di cui non sono soddisfatto, ma mi capita anche di accorgermene, e questo è importante. E quando me ne accorgo cerco di correggermi, è una cosa che va avanti. Ecco, questo mi piace, questo modo di lavorare. E il cinema, la televisione sono cose che spesso non riesci a controllare. E spesso rivedi quello che hai fatto, come mi è successo, e spesso non ti piaci e ti chiedi: ma come cazzo ho fatto a fare quella roba? Devo dire, in teatro forse non riesco a vedermi, a meno che uno non sia velocissimo, che fa una battuta e poi corre giù dal palcoscenico in platea per vedersi come è venuta, ma è molto difficile. Quindi magari in teatro ho l'illusione di riuscire a indovinarle un po' di più. Non lo so. Certo è che rivedersi in un film, per esempio, è una cosa dura, non la auguro a nessuno.
ti rivedi lì e dici, mamma mia, ecco, non ti piace quello che hai fatto e te lo devi tenere. Quindi preferisco, mi piace lavorare in questa dimensione del monologo in teatro, perché è una cosa proprio che parte da me e che rimane in un ambito che io riesco a controllare. Quando e se mi riesce fare questo, per ora, o un domani magari devo dire, faccio un'opera lirica, non lo so. No, no, un film, non lo so, circo, non lo so, le vie, può darsi, da... sono un po' spettinato, ho visto, non... Altra domanda? Per risolvere infine, il problema della compatibilità tra i Berlusconi Presidente del Consiglio, il Berlusconi Presidente della Repubblica, il Berlusconi Imperatore, il Berlusconi Papa, nonché il Berlusconi leader dell'opposizione al governo Berlusconi, il Cavaliere decide di nominare una commissione di 3 saggi a far da garanti nelle persone di l'anziana e devota tata di casa Berlusconi, nonché ex direttore del TG4 in pensione, Emilio Fede. L'ottantenne Giuliano Ferrara, gestore della macelleria Ertriparolo di Ostia Antica. E ultimo, e senz'altro più autorevole dei 3 garanti, il giornalista televisivo Bruno Vespa, autore del noto bestseller Una vita leccando il culo a destra e a manca, ma più che altro a destra, edito Mondadori. Viva il mirabolante regno di Berlusconia! Musica! Tanto vorrei ringraziare il nostro intervistatore per non avermi chiesto televisione, cinema, teatro, quale preferisce? Perché è la domanda tipica che ci fanno sempre. Però in realtà è una domanda anche giusta. Però intanto stasera non è mai stata fatta, quindi è già un elemento che non mi capita, perché un po' di nella vita ci vuole quel brio della novità, capito? Che se non c'è, dove vai? Oh, questa cascare, Dio santo, tanto.